Ciao ragazzi, allora volevo approfittare di questi pochi minuti di luce perché insomma non ho luce artificiale attualmente per girare un video. Per parlarvi ancora del Caged, avete sicuramente notato che lo scorso video, quello di ieri, l'ho chiamato parte prima, proprio perché è un argomento che va approfondito e infatti oggi farò la parte 2, ma in realtà non vi nascondo che sto pensando anche di farne una terza e una quarta. Dal Caged si possono sviluppare diversi discorsi, partendo dalla singola nota, che è la base di tutto, come vi ho detto, alla sua ottava, che ci dà quindi la posizione, a come concatenare le posizioni tra di loro tramite le note in comune, che vi ho già fatto vedere ieri, e poi passare dagli accordi alle scale. È veramente un attimo passare dall'accordo alla scala perché la posizione resta veramente la stessa, cioè voi focalizzando le dita, le note dell'accordo è facilissimo passare alle scale. E quindi automaticamente, se approfondiamo anche il discorso della tonalità, in parole povere, voi imparate ad improvvisare. Sì, può sembrare strano o difficile, ma invece non è così tanto difficile. Perché individuata una tonalità e memorizzate magari le 5 posizioni, quindi 5 pattern degli accordi e delle scale soprattutto, muovendovi sempre in quelle posizioni e non mettendo note strane, e praticamente voi restate sempre in tonalità e quindi non potete sbagliarvi. Poi a mano si affina il gusto, si affina l'orecchio e si possono introdurre anche nuove note nell'improvvisazione, ma queste sono cose che vengono a mano. Allora, praticamente, cosa volevo dire? Qualcuno mi ha commentato, mi ha scritto in privato dicendomi giustamente: sì, ma io ho delle 5 posizioni, per esempio, mi faccio bastare la posizione di Mi e la posizione di La per trovare tutti gli accordi. Scusate, ogni tanto mi abbasso perché purtroppo devo prendere più la chitarra che me, ovviamente. Perché giustamente, se io ho bisogno per esempio di un La bemolle maggiore, allora porterò il mio Mi maggiore al quarto tasto e avrò il La bemolle maggiore. La stessa cosa, se ho bisogno di un Do diesis maggiore, il mio La, la posizione di La, la porto al quarto tasto e ho Do diesis maggiore. Ok, va benissimo, però diciamo che non è proprio la miglior cosa da fare, altrimenti rischiamo che tutte le canzoni le suoniamo sempre così. E non è la cosa più bella, anzi, questo è il motivo per cui i pianisti ci odiano. Sì, va bene, è risaputa la querelle chitarristi-pianisti, perché in realtà nell'armonia classica ci sono degli intervalli che vanno rispettati, che noi chitarristi invece ce ne freghiamo alla grande. Detto in parole povere, fare un passaggio, per esempio, Sol, La, in questo modo armonicamente non è il massimo e infatti difficilmente si costruiscono arrangiamenti utilizzando questo tipo di passaggi. Ma invece, per esempio, nel caso di Sol e La si potrebbe sfruttare la posizione di Mi maggiore per il Sol e la posizione di Sol per il La, che è questa. E quindi invece di fare Sol e La, fare Sol e La. Ok, quindi ovviamente è molto noioso a livello armonico perché sono due semplici accordi maggiori anche adiacenti, però mi limiterò a fare un esempio solo con accordi maggiori perché, come vi ho già detto, questo sistema Caged è rivolto in questo momento agli accordi maggiori. Sicuramente, se affronterò altri video, quindi una parte 3 e 4 di questo argomento, sarà dedicata appunto al Caged degli accordi minori, dove lì un po' casca l'asino, nel senso, se vi ricordate nel video di ieri vi ho detto che alla fine il Caged è un po' tutta teoria, che poi nella pratica cambia tutto, e infatti è un vestito che si cuce a pennello, cioè calza a pennello, sul discorso degli accordi maggiori, ma già gli accordi, sugli accordi minori diciamo perde un po' del suo fascino perché le posizioni diventano molto più difficili, mettiamola così. Allora, facciamo un esempio. Se io devo accompagnare una canzone che ha questi ipotetici accordi Re maggiore,
La maggiore e Sol maggiore. Ok. Col sistema Kaged io posso praticamente circoscrivere ad una porzione di manico il mio accompagnamento. Per esempio, il Re maggiore sarà questo, quindi posizione di Do, il La maggiore sarà questo, posizione, scusate, l'ho fatto suonare, in posizione di Sol, e Sol maggiore sarà questo in posizione di Mi. Quindi. Ok, ho circoscritto a quattro tasti il mio accompagnamento. Per esempio, se siamo due chitarristi, sarebbe caso che l'altro chitarrista suonasse in un'altra posizione, così che arricchiamo praticamente il nostro ventaglio armonico, le nostre note a disposizione. Allora abbiamo detto Re maggiore, per esempio. Sono passato alla posizione di dopo. Noi abbiamo detto Kajet, K, A. Quindi sono passato alla seconda posizione e alla seconda porzione di manico. Re maggiore, La maggiore e Sol maggiore. E poi sono anche ritornato alla prima. Quindi, per esempio, potrebbe essere. Quello che prima era. Sentite come suona diverso. Andiamo ancora più avanti, quindi abbiamo fatto K, A, G. Allora abbiamo detto Re maggiore, che per comodità magari suono, perché l'accordo intero in posizione di Sol, l'accordo di Re in posizione di Sol è questo, che ovviamente è scomodissimo. Diciamo che io il mio arrangiamento lo voglio fare solo con queste quattro corde. Allora prenderò solo una porzione di tutta questa posizione, quindi per il Re. Per il La maggiore in posizione di Re, poi abbiamo detto Sol, che sarebbe questo, però abbiamo detto prendo solo quattro corde, ok? Quindi l'accordo che mi rimane è questo. Quindi abbiamo detto Re maggiore, La maggiore, Sol, La maggiore. Ok, le ripeto tutte e tre, guardate come suona molto più interessante. Qui Re maggiore, La maggiore, Re maggiore, La maggiore, Sol. E ovviamente possiamo continuare fino a fare veramente tutto il Kajed. Questo discorso, forse i più, non so se dire svegli o preparati, forse i più attenti, potranno dire sì, vabbè, ma alla fine se io metto un capotasto è la stessa cosa. È vero, ma il capotasto è un escamotage e come tutti gli escamotage, cioè noi non possiamo vivere di scorciatoie, dobbiamo conoscere, diciamo, la strada maestra, la strada principale. E poi magari quando la conosciamo bene possiamo utilizzare le scorciatoie, gli escamotage. Quindi utilizzare un capotasto va bene, ma non va bene se sostituisce tutto il bagaglio culturale che c'è dietro l'utilizzo di un capotasto. Cioè, quando voi utilizzate il capotasto mobile, ovviamente intendo, adesso non ce l'ho con me, devo sapere che sto suonando quelle determinate posizioni, cioè accordi in altre posizioni, che poi alla fine tradotto è il Kajed. Il capotasto non fa altro che aiutarci. Un'altra cosa che potreste dire: sì, va bene, ma tu sei bravo, ok, mettiamola così, quindi per te è facile suonare, per esempio, posizioni del genere, soprattutto questa qui del Re, che è fastidiosa anche per me, figuriamoci. Ma con un po' di esercizio, ovviamente. Si fanno passi da gigante in poco tempo. Anzi, se volete qualche consiglio su come studiare il Kajed, come sempre, scrivetemi, contattatemi. Lo sapete, io cerco di fare video brevi, non ci riesco mai. Sono a quasi 10 minuti, quindi non ci sto riuscendo neanche questa volta. Infatti, il sole stava tramontando e è praticamente scomparso. E quindi niente, sostanzialmente questo volevo dire.
Il Kajed ci permette di suonare tutti gli accordi in una porzione di manico. Ora voi dite, potreste dire, sì, va bene, ma tu hai utilizzato tre accordi. Va bene, ragazzi, mettiamo così. Vi dimostro che col Kajed si possono fare tutti e 12 gli accordi maggiori in 5 tasti del manico. Ovviamente circoscrivo il mio discorso ai maggiori per i motivi che vi ho già detto. Poi magari quando affrontiamo i minori vi farò vedere l'intera armonizzazione di una scala col Kajed. E ci tengo a sottolineare questa storia della porzione di manico, ragazzi, è una questione che va bene. Cioè, è importante più che va bene per quando arrangiamo un brano, perché non si può arrangiare un brano facendo Mi, Sol, Do qua giù. Cioè, la chitarra non si può suonare così, perché questo è armonicamente sbagliato. Ritorniamo al discorso del perché ci odiano i pianisti. Vabbè, una cosa mi sono inventato un po' io, dai, non la diciamo in giro. Quindi, praticamente, è importante per arrangiare i brani. Ma non solo, quando studieremo, studierete le scale sempre tramite l'utilizzo del Kajed, noterete come sarà importante passare da un accordo all'altro nell'improvvisazione restando nella stessa porzione di manico. Noi non possiamo pretendere di suonare una scala qui e una scala poi qui giù. No, se nella stessa porzione di manico dobbiamo praticamente. Ok, ho fatto la scala di Do e la scala di Re, restando nella stessa porzione di manico e non traslando, cioè andando avanti. Apro e chiudo parentesi, sempre per i più attenti, è ovvio che esiste l'improvvisazione verticale e l'improvvisazione orizzontale, ma quella è un'altra cosa, che se volete sempre affrontiamo. Allora, quindi questi erano i motivi, due dei tanti motivi principali perché bisogna saper suonare tutto in una porzione di manico. Abbiamo detto tutti e 12 gli accordi, quindi Do, Do diesis, Re, Re diesis, le omofone non le dico, cioè i bemolle, dico direttamente diesis per fare prima. Quindi abbiamo Re, anzi facciamo una cosa, partiamo da Do, Do, Do diesis, Re, Mi, Re, Re diesis, scusatemi, stavo dicendo Mi bemolle, Re diesis, Mi, Fa, Sol, La. Sì, e Do, sono già finite, sono durate pochissimo. Quindi avete visto, io in questa porzione di manico, 5 tasti, ho esaurito tutti e 12 gli accordi maggiori, a dimostrazione del fatto che in una porzione di manico si può fare tutto. Va bene, penso che non ho più niente da dirvi. Ho sfiorato sempre il quarto d'ora e non me ne volete, insomma. E grazie sempre a tutti per le splendide parole che mi dedicate. Mi danno coraggio, fiducia e niente, già queste due cose sono tanto. Ciao e buon lavoro!